Intanto le chiedo se siamo in guerra. Dobbiamo ritenerci in guerra. L'ha detto anche il Papa. L'ha detto anche il Papa. Ha detto c'è una terza guerra mondiale. A modo suo, ma l'ha detto anche il Papa. Io sono consapevole, sono dell'idea che se per essere in guerra intendiamo le guerre come si sono combattute fino adesso, le guerre cosiddette tradizionali, no, non siamo in guerra, oppure perlomeno non lo siamo ancora. Anche perché, cioè, per intenderci, la guerra in Iraq è stata una guerra tradizionale, quella sì, combattuta, del 2003. Infatti, combattuta in modo tradizionale, ma dove si sapeva dov'era il cosiddetto nemico. Oggi come oggi noi abbiamo un problema grosso che dobbiamo affrontare, che i soldati, tra virgolette, di questo nostro nemico sono tra di noi. Possono essere il nostro vicino di casa, senza voler creare allarmismo, logicamente, ma loro hanno mandato e stanno mandando i loro eserciti dentro in Europa, e quindi nel momento in cui noi diciamo siamo in guerra dobbiamo capire che teoricamente dovremmo combatterne due di guerre, una tradizionale e una non tradizionale. E infatti quello che ha detto Hollande e le proposte che sta mettendo sul tavolo della politica francese ed europea Hollande vanno in quella direzione, quindi due tipi di guerre. Poi due considerazioni, una considerazione mi è venuta così da italiano medio, lo ammetto, quando ho visto i caroselli delle auto, abbiamo visti due bombe e poi due bombe ben messe, poi vedi che i caroselli finiscono.